Sarà un finale di stagione davvero entusiasmante. Si parte da questo posticipo serale. Qui il Palalavinium diventa il teatro di una delle tante sfide che accompagneranno questo parte finale del campionato di Serie C2, il girone A tra United Pomezia e Buenaonda. Si parte in questi istanti. Lo United Pomezia che gestisce questo primo pallone, la rimessa proprio di quest'ultimo, Rozzi vicino a lui, De Simoni, il tocco, ancora il fraseggio tra i due, sale anche la pressione da parte del Buenaonda che va a recuperare un importante pallone, poi il primo tiro Pulvirenti, De Simoni, lo scambio subito con Rozzi, la possibilità per De Simoni, se ne va, e la possibilità per andare a calciare la rete, non c'è, arriva anche la palla riaddrizzata, Rozzi, e Salmeri, prova la fiondata, Salmeri, carica Salmeri, prende la rincorsa, poi si avvicina al pallone, fa partire il tiro, che Guercio risponde, gli uomini di Alessio Caporaletti, Rozzi scodella dalla parte opposta dove c'è Pulvirenti, cerca lo spazio, prova anche la conclusione, fuori di poco per il Buenaonda, la rimessa laterale, la possibilità con Barbierato, pallone sporcato nella sua conclusione da Cavola, Barbierato con il mancino, fuori di poco, De Santis, ancora De Simone, la finta con il corpo, poi sale Babbucci, ci mette una mano Cirilli, De Simoni, e però lui Nadia, anzi è Babbucci che sceglie la soluzione verso De Santis, in due tempi Cirilli, palla verso Moncada che esce bene, lo fa anche con Pulvirenti, la palla in mezzo, il gol del vantaggio con Giardina, si sblocca il match con Petrilli e poi mette in movimento sul tiro di Violetto che è Guercio, cerca lo spazio per andarsene, lo riesce a fare Moncada, poi va anche a calciare, palla che lambisce il palo, Rozzi, Petrilli, poi tocca Pulvirenti, Infanti e poi smanaccia Guercio dal fondo, prova Salmeri, Violetto in mezzo, Rozzi a piedi uniti, poi c'è Contardi che mette in movimento De Simoni, il gol che vale il raddoppio del sergente Simoni, De Simoni, Barbierato per Buenaonda che smista con Salmeri, se ne va Pacchiarotti e poi c'è Guercio che respinge, si fa scippare il pallone da Rozzi, Carioti, De Simoni per De Santis, prova a fare il sombrero, toccato un giocatore del Buenaonda, Moncada si avvita e poi calcia, prova Moncada, tocca Cirilli, alza sopra la traversa, a De Simoni libero, può esibirsi in un palleggio aereo, prova anche a calciare, la palla che poi si impenna dopo che Cirilli l'ha alzata, 22esimo della ripresa, Violetto si aggiusta al pallone, Guercio, Pulvirenti, poi Cavola gli strappa il pallone, subito Violetto ed c'è Guercio che sulla conclusione di Infanti non si fa ingannare, alza il pallone verso Violetto elegantemente, poi calcia, ma c'è Guercio, si fa aiutare anche da Di Simoni che lascia all'indietro per Guercio, deciso il tiro poco fuori lo specchio della porta, De Simoni se ne va a Infanti dal pallone in mezzo a Pulvirenti, il gol del 3-0, Pulvirenti, calcio di punizione per la Buenaonda con Barbierato, parte la rincorsa direttamente in rete, prima Guercio e poi l'incrocio dice di no, Salmeri, Pacchiarotti, prova Salmeri dalla distanza, gli dice di no Guercio sulla splendida conclusione, Violetto
finisce qui. Serra dichiara la fine delle ostilità. Lo United Pomezia mantiene l'imbattibilità casalinga nonostante giochi sul neutro del Palalavinium e si porta a 51 reti a 5 lunghezze. Rimane invariato il distacco dall'Eagles Aprilia. United Pomezia batte Buena Onda 3-0. Decidono i gol di Giardina, De Simoni e la ripresa di Pulvirenti.